Signori, ci troviamo a Torrione, pizzeria Fammila. Guardate qua come siamo combinati. Abbiamo l'acqua circa 20-30 cm dentro la pizzeria. La strada non si vede più, è infinita, non c'è. Ancora danni a causa del maltempo in provincia di Salerno. Questa volta il violento temporale non ha creato particolari disagi nei comuni più a sud, ad eccezione di Capaccio, dove molte abitazioni sono finite sott'acqua a causa dell'esondazione del torrente Capo di Fiume. Situazione preoccupante invece nel centro storico di Sarno, nell'area pedemontana alle spalle del municipio. In un istante l'intera zona è stata travolta da detriti e fango scivolati giù. In via precauzionale circa 40 persone sono state evacuate. Una parte, spiega il sindaco, sono state ospitate nella palestra della scuola Mendola, altre invece hanno trovato sistemazione presso parenti. A Salerno anche questa volta gli allagamenti hanno interessato in particolare la zona orientale. A Torrione commercianti e cittadini non ce la fanno più a sopportare i disagi causati dalla pioggia, come testimonia il post del titolare di una pizzeria. Questa è via Torrione, dove a Salerno proprio questa strada, non so perché, ma ogni volta che fa 15 minuti di acqua si allaga in una maniera impressionante. Amministrazione zero. Sugli allagamenti a Torrione è intervenuto il presidente di Codacons, Matteo Marchetti. Se le strade si allagano, intrappolando gestori e passanti, è soprattutto responsabilità dell'amministrazione comunale, che dovrebbe attuare manutenzione e pulizia delle caditoie, impedendo così all'acqua di fluire tra le strade e allagare interi quartieri salernitani.